di San Giovanni Rotondo, siamo in chiesa, qui nel coro delle Stimmate. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi un episodio particolare che è accaduto proprio a Padre Pio con alcuni figli spirituali, proprio in relazione alle Stimmate che tanti figli spirituali, ma anche tanta gente comune, tanti fedeli venivano qui a volte anche esclusivamente per curiosità, volevano vedere queste stimmate. Ecco, c'è il racconto che ad esempio fa il professor Mastro Lilli, che è stato un figlio spirituale di Padre Pio. Poi tra l'altro ci sono tanti video che sono targati Mastro Lilli, tante foto che grazie a lui anche nei nostri archivi possiamo raccontarvi la vita quotidiana di Padre Pio. Il professor Raffaele Mastro Lilli si recava spesso da Padre Pio perché gli era affezionato devoto. Non aveva il minimo dubbio delle stimmate, ma avrebbe voluto vederle da vicino. Cosa fare? Tra il 1959 e il 1960 qualcuno gli suggerì di farsi trovare in sacrestia, proprio nel momento in cui Padre Pio si andava a vestire e svestire dei paramenti sacri, prima di entrare nella chiesetta antica per la celebrazione o per le diverse liturgie. Un istante prima di recarsi sull'altare, Padre Pio si toglieva i mezzi guanti e lui lì poteva con accortezza vedergli le piaghe. E subito il professor Mastro Lilli non se lo fece ripetere due volte. L'indomani mattina, a tempo giusto, eccolo in sacrestia in attesa. Arrivato Padre Pio, egli si dava da fare per aiutarlo, no? A indossare i paramenti sacri. E Padre Pio già notava questa cosa strana, già sapeva. E al momento giusto fu subito sgridato. «Ma insomma, te ne vai?» disse proprio Padre Pio. Lui allora, meravigliato, si tirò indietro. Il padre, che lo aveva sgridato, si era veramente disturbato di questa azione? Beh, qualche giorno dopo, arrivato il suo turno, quando doveva confessarsi, nel momento in cui si va ad inginocchiare, prima che si fa il segno della croce, Padre Pio lo guarda sorridendolo e gli dà, racconta Padre Marcellino, un mal rovescio, cioè una specie di buffetto, ma non era un buffetto, era quasi una carezza, però con la mano in questo modo, insomma, rovesciata così, proprio per dirgli poi, ecco, guarda, le stimmate. E Padre Pio, commenta proprio il professore, sapeva la mia intenzione senza che nessuno gliel'avesse riferita.